Buongiorno a tutti, è doveroso portare il mio saluto personale e dell'intero Consiglio di Amministrazione al tavolo di presidenza e a tutte le autorità che sono intervenute e che daranno lustro a questa giornata. Ma voglio fare i complimenti in modo particolare alla Presidente, alla direttrice del Museo Grand Tour di Capaccio, che ha organizzato questa giornata di studio nell'ambito di questo progetto sulla biodiversità, che vede coinvolto la Fondazione Giambattista Vico, onorevolmente presieduta dal professore Vincenzo Pepe, che saluto, e dal Cinetto Rigenerazio, presieduta dal collega sindaco dottore D'Alessandro. Questa biodiversità, che non si pone solo come una azione di valorizzazione e tutela, ma anche una azione indiretta, quindi della sensibilizzazione, che attraverso i media, che saluto, ovviamente diffonde nel nostro meraviglioso Cilento. Questo Cilento che esprime migliaia di biodiversità, un polmone verde che serve a noi, ma serve soprattutto alle future generazioni che dobbiamo salvaguardare e che dobbiamo ovviamente valorizzare. Ecco il perché servono queste giornate di studio, serve questa azione indiretta di sensibilizzazione, perché deve raggiungere tutti, ma non solo gli addetti ai lavori, ma deve raggiungere anche le comunità che spesso ignorano le ricchezze che tengono nelle mani. E noi invece dobbiamo, attraverso una azione forte, anche diciamo di fermezza, perché io voglio fare un inciso stigmatizzando quello che è uscito sui giornali in questi giorni, la grande catena di distribuzione che dice no ai prodotti dell'agricoltura marchio Campania. Questo è un attacco senza precedenti. Questo noi non lo possiamo accettare, quindi oltre alle azioni legali che ha già annunciato l'assessore all'agricoltura della Regione Campania, l'onorevole Lugnes, noi dobbiamo far sentire forte la nostra voce del territorio, perché lo 0,5% di un territorio della Campania, che pure ha dei gravissimi problemi con i veleni, che sappiamo tutti che sono stati interrati per l'irresponsabilità di qualcuno, certamente non può coinvolgere l'intera Campania, non può coinvolgere la provincia di Salerno, che questa provincia sulla terza e quarta gamma ovviamente non è la prima in Campania in termini di produzione, è la prima in Europa, solo la provincia di Salerno. E allora ecco, noi dobbiamo tutelare con forza tutto quelli che sono le qualità, le eccellenze del nostro territorio. Ed ecco che qui si innesca l'azione del patto territoriale, della fondazione, del GAL, che ovviamente stanno costruendo un'azione di rete attraverso dei contratti di rete, sia per le imprese delle varie filiere e sia le azioni di rete da parte del territorio, per ovviamente essere uniti, finalmente fare sistema e creare quella forza territoriale per valorizzare tutte le cose eccellenti che noi abbiamo. Perché oggi un turismo, come diceva il professore, non chiede più solo di visitare le bellezze culturali, archeologiche che abbiamo sul nostro territorio, e sono tantissime, ma ovviamente vuole toccare, vuole visitare il nostro patrimonio di biodiversità, l'habitat dove ovviamente tutto questo avviene,
E allora ci vuole una grande capacità. Il PSR che sta per scadere, questa agenda di Lisbona, al 31 dicembre 2013, consente una serie di azioni, però poi non c'è la manutenzione. È qui che noi dobbiamo essere capaci, attraverso iniziative appunto di rete, attraverso iniziative che si danno, dove si danno una mano tutti gli amministratori. E devo dire che oggi c'è una sensibilità diversa, perché c'è una grande capacità amministrativa, i colleghi, finalmente i sindaci, gli amministratori iniziano a fare rete tra la costa e l'interno del Cilento, cosa che nel passato non sempre è stata fatta in sinergia. C'è anche una grande capacità, una grande amicizia che ci aiuta a superare quegli ostacoli che si sono pure frapposti nel passato per dare quelle risposte che il nostro territorio ci chiede. Noi ovviamente siamo pronti attraverso una serie di proposte che sono state fatte, addirittura è partito un documento per la regione Campania dove ovviamente si vanno a correggere quelle criticità che ci sono state nel nostro Cilento nel passato e dove noi amministratori stiamo dando una grande mano e noi dobbiamo ovviamente essere indirizzati su questa linea. Io su questo, sulla mia comunità, io sono anche sindaco di Giungano, dove noi ci siamo impegnati dando un taglio agroalimentare al territorio, condannando con fermezza ogni azione di possibile inquinamento che ci potesse essere, e dobbiamo dire che dei risultati importanti si sono prodotti: aziende vitivinicole di grande qualità e cooperative che sono volte alla produzione dei prodotti spontanei della terra, dagli asparagi ai funghi a tutto quello che ovviamente la pulizia, perché c'è un contributo anche comunale dei terreni che ovviamente aiutano anche la rigenerazione delle acque, quindi si evitano le frane. Perché oggi tutto questo disastro del territorio, perché si verifica? Proprio per questo motivo, perché non c'è più il contadino che coltivava la terra, non ci sono più quei terrazzamenti che vengono salvaguardati, quindi viene mortificata appunto questa biodiversità, questa ricchezza cilentana, questo polmone verde che è veramente la forza del nostro Cilento, anche se noi dobbiamo dire che non c'è stata sempre, professore, un'azione da parte del parco forte che dia quel messaggio e dia quel cambiamento che noi tutti ci aspettavamo. Noi speriamo che questa avvenga per consentire alla nostra gente, soprattutto ai giovani, di avere un futuro e di avere delle prospettive diverse. Ho visto che ci ha raggiunto l'amico assessore Eustachio Pozza, che saluto, e credo che insieme riusciremo a dare quella benzina a questo territorio che ha tanto bisogno. Vi ringrazio e mi scuso se sono uscito dai tempi europei. Grazie. E buona...